Salve a tutti ragazzi, martedì 22 settembre 2020, le lunghe ferie praticamente sono finite, domani torniamo a Palermo, il bimbo più grande comincia la scuola, quindi saluteremo le coste agrigentine che sono state davvero avare quest'estate. Ho pescato tantissimo con lenza a mano, con le canne, ma non è uscito davvero nulla. È uscito solo qualche bel polpo in una zona di misto che c'è laggiù. Non ho fatto video perché comunque non ho avuto tempo e comunque non ho cam subacquea. Sinceramente, visto tutti i cappotti di quest'estate, non vedo l'ora di tornare nel palermitano e praticare la mia pesca preferita, il rock. Niente, oggi c'è un mare molto bello, è abbastanza mosso, le previsioni lo davano calmo, quindi io canna non me ne sono portato, mi ero portato il tridente a mano appunto per cercare qualche polpo in quella zona lì di misto, come dicevo poco fa, ma invece appena sono arrivato ho trovato questo bellissimo mare, bello formato. Oggi il pesce dovrebbe girare. Mi sono comunque portato del coreano, rimasto da precedenti pescate con il mio bambino più grande, e comunque in macchina lascio sempre qualcosa, ami, fili, non tantissimo, però ci siamo arrangiati. Ho sempre con lenza a mano, ho creato una lenza a mano con un amo numero 6 della gamma Katsu, molto resistente, molto bello, che sul quale appunto innescherò questi coreani. Sono dei coreani anche abbastanza grandi, coreano rosso, e niente, ci proviamo, dai, ci divertiamo, ho un paio d'orette, vediamo un po' se esce qualche cosa di interessante. Bellissima lecciotta, guardate ragazzi, guardate come si è allamata, guardate, avete visto? La rilasciamo subito questa, ora partirà come un fulmine, vieni, vieni. Questo è un pesce meraviglioso, fa divertire tanto, quando sono grandi tirano tantissimo. Ecco, vediamo la libertà. Rilasciamo sempre il sottomisura, ragazzi, eh? Mi raccomando. Niente, ragazzi, alla fine sono uscite tante altre cestella, una mezza dozzina, qualche saraghetto. Oggi abboccava molta minutaglia. Niente, ce ne torniamo adesso a Palermo, salutiamo le coste agrigentine, sperando di tornarci ora per qualche altra vacanza, sicuramente ritornerò, magari per ogni santi oppure per Natale, vediamo se l'inverno ci riesce a regalare ciò che l'estate non ci ha regalato. Un abbraccio a tutti, alla prossima.